Oggi siamo a Pescara, saluto Paolo Renzetti che vedo in collegamento insieme ad un ospite. Buon pomeriggio Paolo, oggi parliamo di come la ristorazione si prepara ad affrontare la fase 2. Sì, è vero, è proprio così. Grazie Jacopo, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori. Siamo a Pescara, siamo all'interno del ristorante Pipè della Riviera Nord di Pescara e siamo con il titolare Francesco Sozio. Buongiorno, tra l'altro titolare anche della pizzeria Scuderie di Villa Sabucchi di Pescara. Prima di parlare, come diceva il collega da studio, di quella che sarà la ripartenza per voi operatori della ristorazione, io farei un passo indietro. Dietro e parlerei di quello che il settore della ristorazione sta subendo con questo lockdown, con questa chiusura che ormai si protrae da quasi un mese e mezzo. Buongiorno a tutti di nuovo, siamo davanti a uno scenario al limite del drammatico, ci sono persone che hanno attività che non sappiamo se riapriranno, ma il primo pensiero va verso tutti i nostri collaboratori che sono adesso fermi a casa, che non ancora ricevono neanche un aiuto da parte dello Stato, che sia una cassa integrazione. Abbiamo appena saputo che la Regione proprio ieri ha finalmente autorizzato l'INPS per il pagamento di queste casse integrazioni. Speriamo che almeno per i dipendenti ci sia la possibilità di andare avanti. Noi abbiamo problemi ancora più grandi. State stringendo i denti, però in fondo al tunnel si intravede una luce, uno spiraglio che questa emergenza possa allentarsi. Dal 4 maggio partirà la fase 2, non riapriranno, come è dato di sapere, però ristoranti, pizzerie, però voi state già pensando a quando ci sarà la possibilità di riaprire in condizioni di sicurezza. Ancora ci sono protocolli sanitari specifici, ancora arrivano le comunicazioni da parte della Presidenza del Consiglio, però voi siete già al lavoro per il domani. Sì, a dire il vero, alcune comunicazioni, alcune linee guida le abbiamo già dal decreti precedenti. L'unica cosa è che non ci sono ancora le ultime disposizioni, quindi siamo in stretto contatto con tutti i nostri consulenti, siano essi di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda proprio la sicurezza all'interno dei locali, come dispositivi da adottare, come precauzioni, intendendo il distanziamento tra i tavoli, che giustamente avrà delle ripercussioni sia in termini di costi diretti che in termini di costi indiretti. Penso al fatto che avremo un terzo delle persone all'interno delle nostre sale e forse anche, perché è da vedere, noi abbiamo la possibilità di avere svariati posti, diciamo, all'aperto, ma questa fortuna tante attività non l'hanno e sinceramente ho nel cuore quanti non avranno la possibilità di avere spazi all'aperto. Li ho davvero nel cuore. E lei ha toccato proprio un tasto particolare. Chi ha un grosso locale come questo e come anche quello che gestisce al Parco Villa Sabucchi, tra l'altro all'aperto, potrà giovarsi proprio degli spazi ampi. Quei locali piccoli con pochi posti, con pochi coperti, sono davvero e saranno davvero in grossa difficoltà. Sicuramente, ma anche per i locali grandi consideri che ci sono costi comunque maggiori quando il locale è grande. Il fatto di avere uno spazio all'aperto più che altro si va a colpire quella che è la mente di noi persone, che dovunque si sente parlare non c'è la voglia di andare a mangiare dentro un locale al chiuso, la voglia è comunque quella di stare all'aperto e ridar vita alla socialità. Quella è la voglia, tant'è che si pensava su un discorso di non gestire il tavolo, di non gestire il tavolo a sedere come nella normale ristorazione, ma io valutavo di fare l'asporto in funzione che poi ci saranno persone che soprattutto lì al parco andranno a mangiare liberamente in giro negli spazi all'aperto. Jacopo, allora Sì, se c'è qualche domanda, qualche io volevo curiosità da chiedere, sì, studio, grazie Paolo, ovviamente e io più che altro le ho. come di consueto sono delle curiosità, ma delle curiosità assolutamente da profano. Volevo chiedere a Francesco Sozio, che ringrazio per la disponibilità. Ecco, ha parlato del distanziamento tra i tavoli, però volevo chiedere, guardando i tavoli che vi sono alle vostre spalle, all'interno dello stesso tavolo, poi come sarà?
Guardi, la ringrazio per la domanda perché girano su internet, nelle varie chat, su WhatsApp, su Facebook, ovunque, scene che non fanno neanche sorridere, guardando i pannelli in plexiglass sul tavolo, cioè veramente mostruoso. Io penso e spero che ci sia la possibilità di autocertificare la convivenza tra le persone al fine di abbattere le distanze sociali, almeno all'interno dello stesso tavolo, per persone conviventi. Penso che sia una scelta sacrosanta, insomma. Ecco, non riesco fisicamente a immaginarla, una famiglia che vive insieme a casa. A proposito della dislocazione attuale, che io vedo come sempre guardando alle vostre spalle, lei si è fatto un conto più o meno di quelli che sono i tavoli che adesso vediamo e che nella fase 2 non ci saranno più? Esattamente, adesso è tutto fermo come era prima, e in futuro abbiamo stimato più o meno un 70% in meno dei tavoli, quindi resta un 30% di posti disponibili, e comunque non lamentiamoci perché ci sono, ripeto, come ho detto all'inizio dell'intervista, altri invece non avranno questa possibilità. Cioè, se penso a locali che hanno 20 posti a sedere che scendono a 5 posti a sedere, fisicamente non si terranno economicamente, non sarà sostenibile economicamente, quindi mi auguro e spero che continuino ad esserci forme di aiuto verso chi sceglierà autonomamente di mantenere il proprio locale chiuso per il prossimo mese, 2 mesi o il tempo necessario comunque. Ecco, altra considerazione, volevo chiedere se avete pensato che il 70% che andrà via sostanzialmente per garantire il distanziamento sociale può essere riconvertito, verbo che adesso è strautilizzato, per consegne a domicilio, e poi se, in seconda battuta, se questo inciderà poi sui prezzi futuri. Guardi, secondo me sui prezzi sicuramente non ci sarà un rialzo, perché sfido, in momenti di difficoltà come questi, quale ristoratore avrebbe il coraggio di alzare i prezzi, nonostante noi avremo comunque un aumento, gli stessi costi diretti e indiretti della normale gestione, con meno persone, meno clienti sicuramente, però dirle che aumenteremo i prezzi è impossibile, credo che non lo farà nessuno. E l'eventuale riconversione invece? Non è possibile. Sulla consegna a domicilio, noi, proprio inteso come qui è scuderia, non l'abbiamo mai presa in considerazione. Di certo non le nascondo che lo stiamo valutando al fine di poter magari arrotondare un po' sugli incassi, però per ora è tutto prematuro adesso. Aspettiamo di vedere come si evolvono le cose e prenderemo una decisione. Paolo. Sì, allora, prima di avviarci alla conclusione, un altro paio di curiosità, di domande anche da parte mia. Ci avviciniamo alla stagione estiva, voi siamo dal ristorante Pipè, che si trova proprio sulla riviera nord di Pescara, ovviamente vedrete, cercherete di capire quello che accadrà anche dalla parte opposta, qui sulla spiaggia, perché molti che vanno in spiaggia poi vengono anche a pranzo da voi, o comunque molti frequentatori delle spiagge la sera vengono a pranzo, vengono a cena, in questo caso proprio nel vostro locale. Guardi, in merito a questo, noi a pranzo da sempre l'abbiamo fatto l'asporto, quindi venivano le persone a ritirare per poi mangiarle comodamente nelle palme, negli ombrelloni, o piuttosto che riportarle a casa. Adesso speriamo che continui quantomeno il trend come prima, anche se abbiamo forti dubbi. Tuttora ci sono dubbi anche sul fatto di andare al mare, quindi siamo proprio in alto mare, speriamo di avere notizie in merito. Ovviamente voi esercenti, voi titolari di ristoranti, locali, pizzerie, aspettate, auspicate anche che ci sia un contributo, ci sia un aiuto da parte delle istituzioni, in particolare in questo caso del governo nazionale, ma anche della regione, perché è inutile nasconderlo.
questa categoria è stata colpita più di altre da quello che sta accadendo, è così? Sicuramente, noi agli aiuti ci li aspichiamo, allo stesso tempo abbiamo sempre cercato di cavarcela da soli, però qui siamo in contesti di pandemia che vanno oltre ogni immaginazione. Ovvio che un aiuto ci farebbe sicuramente comodo, se pensiamo al totale di tutti gli F24 che abbiamo pagato nello scorso anno, questi 600 euro che ci sono arrivati alle partite IVE sono veramente una cifra bassissima, mi rendo conto che è il massimo che hanno potuto fare, spero che con il prossimo decreto aggiustino un po' le condizioni. In chiusura, un appello che si sente di fare alla sua clientela in vista di una riapertura speriamo imminente? Guarda, la mia clientela penso di poter assicurare con serenità che verranno a mangiare in un luogo sicuro dove non ci sarà il benché minimo rischio di contagi, e questo mi sento di assicurarlo, ma più che altro l'appello è verso gli altri ristoratori affinché dobbiamo cercare insomma di aiutarci tutti, gli uni fare fronte comune. Sì, decisamente, decisamente.